Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Mi chiamo Gianluca Ragnari Bandini, sono un trader e un investitore. Allora, oggi vi voglio parlare della sopravvalutazione del mercato. È qualcosa che è sulla bocca di tutti. Ma è veramente così? Sì e no. Quando parliamo di sopravvalutazione del mercato azionario, a cosa ci riferiamo? Ci riferiamo al rapporto PE, Price Earnings, quindi prezzo utili, dell'S&P 500, quindi delle 500 aziende americane a più alta capitalizzazione. Non ci stiamo riferendo essenzialmente ad altro, in linea generale è così. All'interno di questo paniere, le prime 5 aziende hanno un peso enorme. Leggevo fino a pochi giorni fa che era il 18% dell'intero mercato di riferimento. Quindi capiamo come sia estremamente dipendente dalle varie Amazon, Google, eccetera, eccetera. Microsoft, se queste aziende andassero giù, si porterebbero appresso tutto il mercato americano e di conseguenza tutto il mercato mondiale. È un po' inquietante se ci pensiamo. Tuttavia, questo significa anche qualcos'altro, che in realtà ci sono tante aziende che non sono così cresciute e esplose e che comunque hanno dei prezzi e delle quotazioni interessanti e convenienti. Addirittura molte sono ancora sottovalutate. Ovviamente bisogna poi andare a capire il perché sono sottovalutate e a saper distinguere quelle valide da quelle non valide. Poi fra poco ritorno a questo discorso qui. Però mi voglio adesso trasferire nel vecchio continente, in Europa. Prendiamo l'indice MSCI Europe, quindi ci sono tutte le aziende ad alta capitalizzazione europea. Andiamo a vedere il rapporto PE, e questo è 15, quindi un intero mercato, un intero continente con decine di borse e centinaia e centinaia di titoli che non indica una sopravvalutazione, è un indice a sconto del 60% rispetto a quello americano. Ora, perché è accaduto tutto quanto questo? Bisogna fare un po' di storia economica degli ultimi 10 anni. Prima della famosa crisi finanziaria del 2008, vi era un allineamento delle due borse, quindi dei due listini di PE. Più o meno era molto simile. Questo è venuto meno perché? Perché negli anni successivi alla crisi gli Stati Uniti si sono ripresi in un certo modo e l'Europa, diciamo, in un altro. Quindi, da una parte abbiamo avuto poi una politica espansiva, soprattutto negli ultimi anni, da parte di Trump, dall'altra abbiamo avuto un po' più austerity. Quindi capiamo che questo già ha avuto il suo peso, ma soprattutto per altri motivi, direi. Perché essenzialmente poi bisogna vedere qual è l'uovo e qual è la gallina, quindi può essere probabilmente una cosa che poi viene da quello che è il capitalismo americano, quindi da quella che è sempre un po' la sua politica. Però voglio dire, in America ci sono delle aziende tecnologiche che portano avanti quei settori molto più che in Europa. Quindi in Europa abbiamo meno aziende tecnologiche. Abbiamo più un'economia e delle società, diciamo dell'economia un po' più classica, un po' più vecchia, ok? Con tutte le dovute eccezioni, ma è così. Cioè i giganti growth che sono cresciuti, che hanno visto esplodere i propri utili sempre di più, sempre di più. Le famose FANG, no? Facebook, Amazon, Netflix, Google, ma sono aziende che si trovano negli Stati Uniti d'America. Qui in Europa abbiamo altri tipi di industrie, abbiamo ad esempio l'industria dell'automobile, abbiamo tantissima finanza e abbiamo altre cose. Quindi è possibile ad oggi comunque trovare tante aziende europee interessanti. Non dico che bisogna adesso andarci a investire e non è un invito quindi a investire in Europa o un consiglio finanziario. Però c'è da aspettarsi, perché la storia ce l'insegna, che quando qualcosa che è stato sempre allineato si va a divergere,
col trascorrere del tempo tende un po' a riavvicinarsi. Questo potrebbe accadere magari con una successiva correzione dei mercati. Perché poi c'è da dire un'altra questione molto importante, che in Europa, in linea generale, i dividendi sono molto più alti, sono molto di più le aziende che li riconoscono. Infatti, se noi andiamo a vedere la performance degli ultimi 10 anni di Europa e America, vediamo che in America l'S&P 500 ha fatto circa un 214% di crescita, ora che sto iniziando, stavo registrando inizio febbraio. In Europa invece la crescita è stata del 71%. Però se noi andiamo a sommare a questa crescita tutti i dividendi incamerati da eventuali investitori, quel 71% raddoppia e diventa un 142%. Invece in America, se andiamo anche a sommare tutti i dividendi, da 214 andiamo circa a un 280-81. E capite che la differenza, cioè lo scarto di crescita è estremamente inferiore americano rispetto a quello europeo. In momenti di difficoltà e di crisi, si vanno a cercare, chi continua a investire nell'azionario, aziende che hanno una valutazione ancora bassa e che rilasciano dividendi. È questo il discorso. Ecco perché ad esempio parlo spesso dell'Aristocrats, che poi parlo anche spessissimo in realtà di aziende americane, perché comunque tendenzialmente mi piacciono di più. Però arrivati adesso a una conclusione, non lo so quando ci sarà, però è una fine, no? È l'ultima parte, ora vedremo quanto durerà, di un ciclo economico espansivo. Bisogna cominciare ad andare magari a puntare quelle macro aree che invece non sono cresciute così tanto. Non sono cresciute così tanto perché ci saranno magari più difficoltà, ci saranno dei motivi, quindi non bisogna andare all in. Però si possono andare a pescare delle società molto interessanti. Ora capite perché poi spesso vi porto dei video anche di singoli titoli azionari, o perché comunque io investo non solo in ETF nel lunghissimo termine, ma anche facendo stock picking, quindi scegliendo le singole società e inserendole nel mio portafoglio. Perché ormai puntare su un indice, cioè a lungo termine va benissimo, ragazzi, abbiamo sempre detto, è difficile subattere il mercato, per carità, è una cosa molto complicata, quindi è meglio sicuramente diversificare con gli ETF eccetera, però dico, per chi ha più esperienza, per chi accumula esperienza, studia tanto, ha il capitale, quindi diamo per scontato, no, che comunque sei un investitore istruito e avanzato e quindi molto consapevole, ha senso fare un po' di stock picking. Perché? Perché tu vai a investire scegliendo titoli azionari, quindi costruendo il tuo piccolo paniere sottovalutato, con le caratteristiche che dici tu, magari comunque aziende sottovalutate ma che in questo momento sono in crescita. Perché un'azienda è sottovalutata? Il mercato è stupido? No, il mercato non è stupido, il mercato è intelligente, quindi ci sarà un motivo perché è sottovalutata. Spesso e volentieri vai a prendere immondizia, vai a prendere spazzatura, non puoi andare a prendere un'azienda perché è sottovalutata, come non puoi scartare un'azienda perché è sopravvalutata. Se è sopravvalutata e tutti ci stanno puntando sopra, magari ci sarà anche lì un motivo, perché ha delle aspettative enormi di crescita che a volte poi verranno rispettate. Però dopo piccoli momenti di crisi, oppure quando alcune aziende sono in difficoltà, oppure difficoltà che hanno superato, attenzione, ci sono delle aziende che magari hanno una difficoltà, vanno giù e poi ci mettono un po' a riprendersi. E ovviamente prima ripartono però i bilanci, poi il mercato ci si riconcentra. Ma il mercato magari è distratto da alcuni anni, no? Questi ultimi anni, soprattutto delle aziende che sono in estrema crescita, che hanno momentum, no? Che sono quelle più performanti. D'altronde, se un mercato è al rialzo, è super bullish, bisogna puntare sulle aziende che stanno crescendo di più. Il trend è sempre il tuo migliore amico. Ma adesso è chiaro che un piccolo campano d'allarme me lo sono messo, no? Non può continuare per sempre questa storia qui. Attenzione, non sto dicendo che domani c'è la crisi o che devi smontare il tuo portafoglio, anche io adesso punto ancora su aziende growth, eccetera. Però è il momento di concentrarsi su quelle aziende che hanno le caratteristiche che ti ho detto. L'azienda, quindi, sottovalutata c'è, perché
il mercato poteva essere leggermente distratto su qualche azienda, perché una società poteva essere in difficoltà, te lo ripeto, difficoltà che ha superato, ha ricominciato a macinare degli utili, e quindi trovi magari i bilanci dell'ultimo degli ultimi 2 anni molto positivi, con prospettive di crescita. Allora, punti sottovalutazione, punti fatturato in crescita, utili in crescita, magari dividendi stabili in crescita, e metti in portafoglio. Ovviamente non bastano solo questi valori, ti documenti un po' di più sulle attività dell'azienda, eccetera eccetera, devi fare i tuoi studi. Ma per questo mi piace lo stock picking, perché altrimenti in questo momento io so che se magari mi compro soltanto un indice, un Nasdaq, è come se mi stessi comprando appunto 3-4 aziende, perché è estremamente trainato da pochissime singole società, e quindi non mi sta più bene questa cosa qui. Lo ripeto per l'ennesima volta, fermo restando che magari parcheggiare i soldi nel lungo termine, ovviamente il passato non è garanzia del futuro, ma è sempre andata così, magari un S&P 500 ha dato un'enorme soddisfazione, tant'è vero che 1000 fondi attivi che devono battere il mercato, se andiamo a vedere le loro statistiche, in 10 anni o in 20 anni non ci riescono mai, ok? Tranne uno su 1000, ma quello è solo frutto della casualità. Però ad esempio, cioè, a volte qualcuno mi dice: ma perché se non ci riesci il fondo attivo dovresti riuscirci tu? Ma perché sono due mondi completamente diversi. Innanzitutto io ho un vantaggio sul fondo attivo, non ho le sue commissioni, cioè io parto sempre magari con un 2% in più fisso, non ho spese, non ho commissioni, quindi è come se uno dovesse fare la gara dei 100 metri e un corridore partisse 20 metri più avanti. Cioè, se sono allenato, riprendimi, ok? Non è facile. E dall'altra, un altro vantaggio, qual è? È quello che sono piccolo. Quindi, ad esempio, io ho fatto un video anche su altri, a cui te lo lascio, e alla fine del video vi ho detto: guardate che ora c'è questa novità, ho già del video, ma la novità c'è adesso, vedete, attenzione. Io altri ce l'avevo in portafoglio, ho fatto un click e l'ho venduta in un secondo. Magari un fondo non può reagire in 5 secondi a una notizia, non lo può fare, ma per ovvi motivi. E inoltre a volte hanno addirittura un'esposizione gigantesca, alcuni fondi devono uscirne piano piano, perché altrimenti distruggerebbero proprio il peso della loro posizione. Non possono fare un click e magari vendere direttamente un miliardo di dollari su cui sono esposti, farebbero crollare il prezzo, e quindi le prime, diciamo, andando a vendere un tot numero di azioni all'inizio andrebbe, troverebbe fra bid ed ask più o meno il prezzo che quota in quel momento l'azienda, ma poi farebbe proprio precipitare il book, e quindi magari invece di vendere, ora dico, una quotazione a 10, dovrebbe cominciare a vendere a 10 e poi fa click e siccome non trovano una controparte equivalente le venderebbe poi a 9.9, 9.8, 9.5, 9 fino a 8.5, farebbe crollare il titolo stesso e avrebbe un prezzo medio di vendita indecente. Quindi a volte non c'è poi una persona singola che decide, un Gianluca che sta tanto al computer, ah sì, faccio così, non funziona in quella maniera lì. Quindi sono dei giganti, dei dinosauri. Io invece cosa sono? Magari avrò meno esperienza di loro, tutto quello che vi pare, però sono una piccola barca che si muove in maniera estremamente dinamica. Quindi posso virare all'improvviso, no? Come un aeroplanino che può virare all'improvviso, non sono un gigantesco aereo di linea, sono un piccolo caccia che può fare qualunque tipo di operazione, non se ne accorge nessuno. Questo quindi è il vantaggio che uno ha. Non sto invitando allo stock picking, non è una cosa semplice. Gli ETF sono fantastici e danno tanta diversificazione, però volevo portarvi un po' di ragionamenti, nel senso, non possiamo affermare che il mercato è sopravvalutato e non c'è più nulla, non si può più comprare nulla. No, sappiamo che un indice che rispecchia un'area importante del mondo, più importante lato borsistico, in questo momento è sopravvalutato, con tutti i rischi che ce ne possono essere
nel breve termine. Ma detto questo, si potranno sempre scovare delle occasioni. È chiaro che se il mercato va in difficoltà, un po' tutti ne risentono. Però ci sarà sempre l'occasione dietro l'angolo. C'è un altro tipo di problema. Adesso ho investito in obbligazioni, è poco conveniente. Perché? Perché non rendono nulla, ragazzi, non rendono niente. Cioè, in Europa ormai siamo allo zero assoluto. Se ci rivolgiamo al Bund tedesco, siamo noi che dobbiamo pagare la Germania per parcheggiare i nostri soldi. Cioè, non ha senso. Ma pensate che cosa, cioè, in che bambagia sta la Germania? Io praticamente faccio debito e mi faccio pagare. Cioè, incredibile, vi immaginate? Andate a sottoscrivere un prestito e siccome lo avete fatto, più passa il tempo e meno dovete restituirne, no? Chiedete 10.000 euro e l'anno dopo gliene dovete dare per il disturbo 9.900. Cioè, capite in che razza di situazione anomala siamo? Ma anche in altre parti del mondo sviluppato non è che i tassi siano così allettanti. In America sicuramente va meglio, ma non è che quell'1, quell'1,5% che magari riesco a prendere sia così eccitante. Poi per noi europei vi è sempre il rischio cambio. Insomma, non è così semplice. Tutte quante queste beghe portano gli investitori di qualunque tipologia a cercare delle alternative. Per carità, c'è tantissima esposizione sull'obbligazionario, però è il grande peso degli investimenti a livello mondiale, il più grande è quello obbligazionario, quindi è proprio il debito sovrano, più di qualunque altra cosa, sappiatelo, sarà probabilmente per tanto tempo ancora così. Però volevo dire che l'attenzione verso l'azionario c'è anche per questo, e ritorniamo al discorso di prima, attenzione per i titoli che rilasciano dividendi. Perché, ok, non posso investire nell'obbligazionario, sì, mi metto un po' di soldi in un bene rifugio quale può essere l'oro, però questi benedetti soldi, se devo farli fruttare, dove li metto? Nell'azionario? Oddio, ma è sopravvalutato. Va bene, ok, mi cerco un'azienda sottovalutata che lascia dividendi, oppure mi compro il paniere di aziende che hanno sempre dividendi in crescita, come l'ETF sull'Aristocrat, se te lo linko qua sopra. È per quello che vanno montate alla fine queste aziende, secondo me, in questo periodo. Come sempre, non bisogna andare all-in su qualcosa, te lo ripeto ancora, però bisogna prendere forte in considerazione. Tant'è vero che nel mio portafoglio ci sono delle Aristocrats. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho ripetuto alcune cose 3 o 4 volte, però così sono sicuro che vi entrano in testa, e che entrano in testa soprattutto a me, perché io non è che ho tanto la pretesa di insegnare. Guardate, in parte faccio anche questo per bombardare me stesso, no? Anche quando magari faccio qualche video, un consiglio perché i trader perdono, 5 consigli per crescere, eccetera. Sono anche io che cerco di ripeterlo a me stesso. Poi monto il video e me lo risento anche. Poi monto il video, sembra che sa quali montaggi faccio. Alla fine me lo riascolto, magari se c'è una pausa in cui ho tossito un quarto d'ora lo cancello, ma finisce lì, insomma. Non è che faccio queste riprese così super professionali, tutt'altro. E va bene, ragazzi, ci salutiamo qui. Io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un pollice in su, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati per l'uscita con i nostri video. E ciao.